ragazzi e ciao ragazze, io sono Alice e voi siete pronti a entrare nel mio mondo? Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, io molto molto bene, e a parte questa situazione Covid e zone rosse, zone gialle, zone verdi di qua e di là, in tutto questo io vi avevo promesso che sarei tornata ed eccomi qui con un video sopra aggiornamento, visto che su YouTube non parliamo da un po', non ci aggiorniamo da un po', e guardate, io guarderò un po' qua, un po' là, perché qui c'è la telecamera, quindi in teoria dovrei guardare qui, però so ci sono io, quindi quello. Ho chiesto su Instagram, tra l'altro mi chiamo in questo modo, andatemi a seguire, di farmi delle domande per aggiornarci, un video ask, ed eccomi qui per rispondere. Allora, come sempre mi riempite di domande, a me questa cosa fa moltissimo piacere, però ovviamente non posso rispondere a tutte, quindi ho cercato più o meno di vedere le più originali, alcune magari casualmente anche qui così a caso su due piedi risponderò. Tutti mi hanno chiesto cosa faccio domani a Pasqua. Ovviamente ragazzi, cosa si può fare se non stare a casa con la famiglia al massimo, e niente di che, un po' di tempo per noi insieme, e speriamo che si potrà tornare a viaggiare in sicurezza e soprattutto in spensieratezza molto molto presto. Mi avete chiesto se mi piacerebbe fare dei piercing. Diciamo che con il mio lavoro non è una cosa molto compatibile, però in generale non mi fanno impazzire, e l'unico che mi piace molto, vabbè, a parte gli orecchini, come vedete io qui ho tre buchi, di qua due, che adoro, l'unico piercing che farei e che devo dire mi piace è quello all'ombelico, però comunque non credo di farlo, anche perché non ho neanche il coraggio di farli, e quindi posto del cuore. Allora, ho vari posti del cuore. Diciamo che il posto che adoro e che è sempre stato un posto in cui l'estate andavo sin da piccola e vado ancora è la Sardegna. Vabbè, poi un sacco di complimenti, sei bellissima, ti adoriamo, ringrazio tutti e davvero vi amo anch'io. Cosa stai facendo di questi giorni vacanza? Adesso siamo in vacanza di Pasqua, e anche se durano troppo poco le vacanze di Pasqua. Che vacanze sono 6 giorni, ragazzi? Cioè, vabbè, comunque facciamo finta che va bene, vanno bene 6 giorni. E io in realtà non sto facendo nulla di che, se non i giorni di zona arancione. Sono uscita un po', ho visto alcuni miei amici e poi mi sto allenando. Mi avete chiesto che genere di film ti piacciono. In realtà non c'è un genere che adoro in particolar modo. Io, diciamo, le mie icone di attori hanno fatto sia film drammatici che commedie che gialli. Per esempio un film che non amo sono gli horror, però ovviamente lo farei, sarebbe molto divertente girare un film horror, secondo me scoprire tutti i segreti degli horror, dei thriller, e quindi sì, mi piacerebbe. Anche se non è un genere di film che amo. Obiettivo più grande. Allora, ovviamente quello di diventare una super grande attrice di Hollywood. una grande attrice. Ovviamente io sono italiana, quindi italiana, però studio inglese, e perché è molto importante in quel campo. Infatti adesso non vi posso spoilerare nulla, però inizierò appena finite queste vacanze a lavorare di nuovo. E tra l'altro non vedo l'ora che esca comunque Teen Tangenziale 2, che lo possiate vedere. E quindi diciamo questo. Mi piacerebbe far della mia passione un lavoro vero e proprio, e anche per quanto riguarda la moda, che è un'altra mia grande passione, lo sapete chi mi segue da tanto. Poi, mi avete chiesto, di solito quando andavi a scuola in presenza, ritruccata o no? Allora, io in generale, come vedete anche dai video, non mi trucco tanto, e per truccarmi tanto, fare un trucco un po' più pesante, o se volete meno naturale, ci vogliono comunque delle situazioni, ci vogliono delle situazioni, degli eventi più importanti, però per la vita di tutti i giorni, compresa la scuola, in realtà faccio un trucco naturalissimo. Mi avete fatto domande perché avete visto sulle mie storie Instagram riguardo a spoiler, piccoli spoiler che ho messo di un nuovo progetto che sto iniziando, però ancora non posso dirvi nulla, quindi dopo, quando si potrà. Hai mai avuto disturbi alimentari? Se sì, puoi darmi qualche consiglio? Allora, questo è un tema molto delicato che non mi sento di poter rispondere così su due piedi ad una domanda del genere.
Io personalmente no, però vi posso dire che ho avuto un periodo in cui ero diventata molto 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 magra e mi ero un po' fissata un po' troppo. Ero diventata una cosa quasi tossica, non era una cosa che mi faceva stare bene, e però per fortuna nel periodo passato non si può comunque definire disturbo alimentare perché è durato poco, poi mi sono resa conto che stavo sbagliando e soprattutto è arrivata l'estate, cosa che io tra gelati, crepe, feste varie, almeno pre-Covid, era così non ce la faccio. Però sapete che comunque la mia filosofia di vita è un regime di vita sano, equilibrato, senza togliermi nulla. Se mi va la pizza la mangio, se mi va il sushi lo mangio, se mi va un pezzo di torta lo mangio, mi alleno, sto bene con me stessa e l'importante è comunque trovare un equilibrio a tutto. Cosa mangio solitamente in un giorno? Ho fatto il What I Eat in a Day sia su TikTok che come video vecchio su YouTube. Comunque ve lo rifarò se volete aggiornato. Dipende comunque molto dalle giornate, però dice, come dicevo prima, ho uno stile di vita abbastanza sano. Hai mai realizzato qualche sogno che avevi da piccola? Sì, quello di recitare in un film, per fortuna non solo una volta, ma da quando ho iniziato sto continuando. E idem, iniziare a lavorare nella moda. Ti alleni? Sì, mi alleno. E prima in realtà facevo danza, poi appunto sempre con questo cavolo di Covid ha bloccato tutto. Hanno chiuso poi anche le palestre, quindi alla fine mi alleno a casa, però prima facevo danza e palestra. Dove vorresti viaggiare? Allora, viaggiare è una grandissima passione ed è anche una cosa che amo fare, scoprire posti nuovi, sono molto curiosa. E il viaggio che vorrò fare sicuramente appena finirà tutto questo è l'America, proprio sicuro. E poi un posto di mare lontano, tipo o Thailandia o Maldivo, Bahamas, mi piacerebbe un sacco. E invece in inverno un viaggio particolare sulla neve, tipo Polonia, l'aurora boreale, tutte quelle cose lì, insomma. Sono tre mete che mi piacerebbe visitare moltissimo. La tua frase preferita? Allora, io ho tantissime frasi che mi fanno da motto e da incoraggiamento. Ho anche un'app che, guardate, ve la volevo consigliare in realtà, che si chiama Do It. Ogni giorno vi dà una citazione diversa. Per esempio, quella di oggi è: comincia da dove sei, usa quello che hai, fai quello che puoi. Sono delle frasi bellissime, però quella che io adoro e che un po' mi sono, diciamo, creata, adattata al mio mondo è: perché sognare in piccolo? Sognare in grande costa quanto sognare in piccolo. Tante persone mi dicono: ma cioè, rimani con i piedi per terra, perché devi pensare tutte queste cose impossibili? Ma perché impossibili? Cioè, chi ti ha detto che sono impossibili? Sono dei miei sogni, sono dei miei obiettivi a cui io voglio arrivare. Ripeto, in questo caso io rispondo sempre: sognare in grande costa quanto sognare in piccolo. Perché devo sognare in piccolo? Ovviamente rimanendo con i piedi per terra, mia esperienza, ho tantissimo da imparare, però questo è un sogno. Quello che vorrò fare tra un po' di anni è essere diventare un'attrice affermata, quindi perché io non dovrei crederci? Quindi credete sempre in voi stessi, soprattutto se poi le soddisfazioni arrivano. Da quando ho iniziato ad avere la passione per fare l'attrice? In realtà da quando ero piccolissima, all'età di 4 anni ho iniziato teatro e da lì non ho più smesso di recitare. Cos'è per te l'amore? Ragazzi, l'amore è qualcosa di straordinario, credo sia uno dei sentimenti più belli che si possano vivere. E sicuramente non è spiegabile a parole. Secondo me una relazione perfetta è intanto, vabbè, fiducia, serenità e tutte quelle cose lì che sono contate, però è anche essere allo stesso tempo migliori amici e quindi giocare come dei bambini, fidarsi l'uno dell'altro. Per me l'amore è davvero tante tante cose. Se vi piace l'idea, possiamo fare dei video tipo: cos'è per te l'amore, l'amicizia? Vi faccio scrivere dei pensieri da voi e li commentiamo insieme. Potrebbe essere un'idea, fatemi sapere nei commenti. Farai un video con il tuo ragazzo? Allora, su YouTube non credo, per chi non lo sapesse, mi sono fidanzata e non so, perché comunque è una cosa che voglio che rimanga abbastanza privata anche per lui, diciamo, perché non gli fa impazzire così tanto apparire. E quindi non credo, però mai dire mai, dai, magari lo riesco a convincere a fare qualcosina. Quanto pesi? Scusami se te lo chiedo, ma è un fisico stupendo. Grazie mille, ma non dirò mai quanto peso, proprio perché il peso è qualcosa che dipende da persona a persona. Varia da persona a persona, dipende da tantissime cose, dall'altezza, dall'età, dalla massa muscolare, da davvero tante cose, quindi non ti dirò quanto peso e ripeto, non è un numero che definisce una persona. Come ti senti quando reciti?
Anche questa è un'emozione tipo l'amore, cioè non ve la so spiegare. Però sicuramente mi sento viva, mi sento energica e mi sento bene, nel senso che quando recito sto interpretando in realtà un'altra persona. Quindi solo quello è qualcosa di magnifico, di magico. Quindi sono un mix di emozioni che si creano insieme, tra cui anche adrenalina, passione e tanto 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 altro. E magari farò anche un video dedicato più a questo e vi spiego un po' come funziona e magari dove vi dico un po' meglio ciò che si prova e la vita del set. Possiamo farlo se vi va. Fatemi sapere anche questo nei commenti. I copioni ve li danno da imparare in quanto tempo? Sì, i copioni ce li danno tipo circa un mesetto, 2 mesetti prima di girare, dipende insomma dalla produzione, cambia sempre, non c'è un tempo preciso. Però comunque io inizio a studiarmeli, poi quando so che giorno giro le scene mi concentro su quelle, ovviamente. Hai qualche accessorio a cui tieni in particolar modo? Ovviamente sì, e solo che sono un po' e sono sparsi per la stanza, quindi magari ve li faccio vedere in un altro video. Comunque, tutti mi chiedete da quanto tempo sono fidanzata, facciamo 2 mesi il 20 aprile. E come ti organizzi con la scuola? In realtà la scuola è molto pesante, ci vuole tanta tanta organizzazione, dipende molto dai professori e io però la trovo abbastanza pesante, soprattutto nell'ultimo periodo. Provo a organizzarmi, divido le materie, magari faccio interrogazioni prima, vado volontaria se poi so che devo lavorare o cose del genere. Io spero che il video vi sia piaciuto, mettete like, commentate e soprattutto iscrivetevi, vi mando un bacio enorme, ci vediamo al prossimo video che non so quando sarà, però molto presto, magari attivate la campanellina così sapete quando uscirà un nuovo video. Spero vi abbia fatto piacere aggiornarci un po'. Potete farmi qualsiasi altra domanda sotto nei commenti, poi quando vi rispondo e metto i like, magari li leggo e riesco a rispondere se avete altre curiosità. Un bacio, love you, ciao! Amore, ecco così, dal vivo, però in telecamera. Posso vederti?